Amiche e amici del clan georgici, dovete indovinare dove sono. Vediamo chi mi trova, vediamo chi mi trova. Grandissimi. Sono in un posto straordinario. Oggi siamo usciti dal nostro vivaio per parlarvi delle tillandsia. Vengono chiamate anche piante del vento, piante dell'aria. Vediamo un attimino come utilizzarle al meglio nelle nostre case, come curarle. Grazie anche a un esperto che oggi è qua con noi e che è il titolare di questa bellissima azienda. Lo facciamo insieme subito dopo la sigla. Le tillandsia sono un genere di piante appartenente a una famiglia molto vasta, è quella delle bromeliacee. Vi appartengono molte specie, anche le bromelie che trovate fiorite dai fioristi, eccetera. Pure l'ananas appartiene a questa famiglia. Il genere Tillandsia è il più numeroso all'interno della famiglia delle bromeliacee, conta più di 700 specie. Come vi anticipavo, oggi siamo venuti a visitare questa bellissima azienda, poi vi farò conoscere il titolare, Paolo Micheli. È una floricoltura che si è specializzata nel corso del tempo proprio su questo genere. Quindi adesso daremo qualche informazione per chi vuole provare a coltivare le tillandsia in casa propria, quindi quanta luce, come bagnarle, come concimarle, eccetera, eccetera. Ma restate con noi perché nella seconda parte del video vi faremo vedere delle cose davvero incredibili. Se vogliamo mantenere in casa queste piante, dobbiamo cercare in via generale di dare una buona esposizione luminosa. So che molti pensano che la tillandsia è ottima anche per gli angoli più bui della casa, non è assolutamente vero. Chiaramente si può provvedere a una schermatura della luce diretta proprio nei mesi più caldi dell'anno, ma tendenzialmente posta davanti a una bella finestra dove arriva la luce del sole, qualsiasi specie di tillandsia si sentirà a proprio agio. Quindi a gennaio ovviamente possono picchiarci sopra i raggi del sole, lo sapete, non è così intenso. Quando comincia a scaldare molto, quando il sole è intenso, va bene anche la sola tenda davanti al vetro per schermare un pochino la radiazione. Sono delle piante che trovano il suo habitat originario nel continente americano, diciamo dalla Florida, quindi Stati Uniti meridionali, fino all'Argentina, il Cile. Intercettano grosso modo la fascia tropicale subtropicale di queste latitudini. La maggior parte delle specie di tillandsia che andremo a vedere quindi tollerano delle temperature minime che non dovrebbero scendere sotto gli 8-10 gradi. Possono tollerare qualche grado in meno soprattutto se sono asciutte, se non sono bagnate. Questo ve lo dico perché, come vediamo per tante piante tropicali che gestiamo in appartamento soprattutto durante l'inverno, anche per le tillandsia è un'ottima pratica poterle portare all'esterno durante i mesi più caldi dell'anno. Se decidiamo di portarle all'esterno quando le temperature minime salgono sopra questo range, è bene provvedere loro un'esposizione un pochino schermata. Possiamo metterle sotto la chioma di un albero, sotto il portico, ma fuori, come sappiamo, senza i vetri delle finestre che schermano un pochino di radiazione, la luce è davvero tantissima. Ci sono per la verità un paio di specie di tillandsia, me lo spiegava prima Paolo, che tollerano anche qualche breve escursione sotto lo zero. Tillandsia aeranthos è una di quelle, è quella che ho qua fra le mani adesso, si è diffusa anche, dopo ovviamente se è stata importata, spontanea su qualche litorale italiano, ad esempio in Liguria. La maggior parte delle specie di tillandsia, come sappiamo, sono delle piante epifite. Epifite vuol dire che tipicamente non crescono nel terreno, sui suoli, ma abbarbicate su alberi maggiori. Alcune volte Paolo mi ha fatto vedere, ce ne sono delle specie che crescono su dei cactus. Ci sono comunque delle specie cosiddette terricole che crescono su dei suoli, il più delle volte si tratta comunque di suoli molto asciutti. Il secondo aspetto chiave, oltre alla luce, per curare al meglio la tillandsia è quello della bagnatura. Ovviamente abbiamo detto ci sono tantissime specie di tillandsia, quindi cerco di dare delle linee guida generali che possano essere spese sulla maggior parte delle specie o comunque su tutte quelle specie che troviamo normalmente in commercio. Il miglior modo di bagnare le tillandsia è per immersione, quindi ponendo qualche minuto sott'acqua in una bacinella le piante. Questa operazione va eseguita ogni 10-15 giorni, tipicamente 2-3 volte al mese. Questa pratica deve essere seguita sia durante la stagione invernale che durante quella estiva. So che siamo tutti portati a pensare che durante l'inverno con il riscaldamento acceso c'è molta meno umidità nell'aria, quindi oddio, vedrai che si sta asciugando troppo alla svelta, la bagno più spesso. Niente di più sbagliato, perché con la diminuzione della quantità di luce che tipicamente esiste durante l'inverno,
queste piante lavorano molto molto meno. Di conseguenza, bagnare con troppa insistenza le tillandsia durante i mesi invernali non fa altro che avviarle a una potenziale marcescenza. Potete anche pensare di bagnare le tillandsia ponendole sotto un rubinetto del lavandino. In questo caso dovete fare molta attenzione e andare a bagnare tutte le parti della pianta che sono interessate da questa pruina biancastra, che in realtà è costituita dai tricomi. I tricomi sono degli organi microscopici molto importanti sulle tillandsie, ci sono su tantissime piante, ma qua sono fondamentali. Questo perché, a differenza delle piante dotate di apparato radicale e anche di alcune epifite come i Phalaenopsis, le Vanda, che crescono sugli alberi ma hanno a penzoloni queste radici, le tillandsie non utilizzano proprio l'apparato radicale. Quindi sia gli scambi gassosi che l'assorbimento dei liquidi e dei nutrienti sono demandati totalmente alle foglie. Qua vediamo che i tricomi sono addirittura sul fiore. Sono degli organi molto importanti costituiti da scaglie che si alzano e si abbassano in modo da veicolare al meglio l'acqua verso una parte più interna di quest'organo, del tricoma, che pensa poi a far defluire l'acqua all'interno dei tessuti sottostanti. Sono degli organi diversi dagli stomi e coesistono con essi sulla pagina fogliare delle tillandsie. Adesso vediamo anche delle immagini al microscopio, così capiamo bene la coesistenza di questi due tessuti. So che a volte è difficile magari staccare la tillandsia, portarla all'interno di una bacinella, quindi si può vaporizzare con lo spruzzino oltre che con il doccino del rubinetto. La raccomandazione che fa Paolo quando mi spiega un attimino come bagnare queste piante è andare a raggiungere tutte le parti interessate dai tricomi, tutte le parti interessate da questa pruina. Quindi dobbiamo essere davvero meticolosi, ma ripeto, il modo migliore di bagnarle è per immersione nella bacinella. Come dicevo adesso a Paolo, che mi è già salita la scimmia, metterò sicuramente sotto l'ulivo delle tillandsie adesso a casa. Va molto bene anche bagnare simulando la pioggia con il doccino della gomma dell'acqua. C'è anche un orario ideale per bagnare le tillandsie, che è nelle ore del mattino, perché quando si bagnano bisogna far sì che entro 3-4 ore asciughino. Se me le bagnate la sera e queste stanno zuppe di acqua tutta la notte fino al mattino, una volta e due, tre e quattro, e alla fine andranno a picche. Una menzione particolare per la xerografica, che è molto diffusa, molto bella, queste sono gigantesche. Qui la bagnatura va sospesa a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, durante l'inverno stop bagnature. Va poi ripresa a marzo, una volta al mese soltanto. La bagnatura per immersione è ottima anche perché ci consente di effettuare la concimazione di queste piante. Una volta ogni 2-3 mesi sciogliamo nell'acqua di bagnatura nella bacinella del concime per orchidee diluito a un quarto, un quinto della dose consigliata in etichetta. Come avrete capito, sono delle piante che si accontentano davvero di pochissimi nutrienti e quindi dobbiamo ridurre drasticamente queste dosi per non andare a creare degli eccessi. Allora, ultima cosa, poi la mia competenza veramente finisce e andiamo con Paolo a scoprire qualche cosa in più, perché anche a me interessa imparare qualcosa che non so su queste piante. Vi voglio solo dire, a livello di parassiti, non è una pianta particolarmente sensibile. Durante la primavera, l'estate, durante la stagione un pochino più secca, può subire degli attacchi di cocciniglia sia cotonosa che a scudetto. Siccome non è che siano una giungla ste piante, cerchiamo di tenerle monitorate, possiamo davvero intervenire prontamente e risolvere con una rimozione manuale dei primi esemplari. Ciao Paolo, grazie mille dell'ospitalità, complimenti per la bellissima azienda. Grazie. Ti faccio qualche domanda, perché queste piante sono un po' misconosciute a tutti e anche a me. Mi interessa moltissimo capire qualcosa in più sul fiore delle tillandsia. So che sono delle piante monocarpiche, quindi piante che, si dice, una volta che hanno fiorito muoiono. Però spieghiamo bene questa cosa, perché non è proprio così. Certo, infatti non è esattamente così, o quantomeno nell'immediato. Ecco. Sono piante che appunto fioriscono una volta nella vita. Dopo aver fiorito comincia, diciamo, già la fase di riproduzione, quindi quando inizia proprio la produzione del fiore, la pianta non è più in fase vegetativa ma entra in fase riproduttiva. Quindi produce il fiore, ma contestualmente anche produce i germogli, quindi le gemme, diciamo, nelle ascelle laterali delle foglie, produce già i germoglietti che poi cresceranno e nel giro di un anno, due anni, a seconda della velocità e della potenza della pianta, saranno piante nuove pronte a rifiorire, come nel caso della tua pianta,
oppure semplicemente si possono staccare se la pianta è già matura, si stacca e si hanno nuove piantine. Il mio consiglio personale è quello di lasciare le piante attaccate alla pianta madre perché crescono molto più velocemente e molto più forti. Ma quindi qua come faccio a capire ad esempio qual è la madre e quali sono i figlioletti di questo esemplare? Non so risponderti. No, effettivamente è molto difficile andare a capire all'interno di un cespuglio. No, ma su questa era complicato. Ma su questa qua vedi c'è la pianta fiorita e tutti i germogli attorno. Mentre questa qua è la pianta madre, è fiorita quando ci sono anche i germogli fioriti, quindi è un po' una situazione particolare questo caso qua. Perché comunque l'innesco, diciamo, della pianta madre nella produzione dei figlioletti non necessariamente è legata alla fase della fioritura. Prima stavamo guardando degli esemplari come questi dove ho paura di romperli. No, è tutto collegato, okay. Questa qua è perché è vecchissima. Qua ad esempio pur non essendoci dei fiori sono partiti tutti i vari figlioletti. Esatto. E quindi questa qua pensi che sia la prima pianta. La prima pianta che sarà... lentamente sta morendo. Ma in questo caso qua rimane a fare struttura. Alle piante successive. Ok. Come nell'Eranthus, come in altre, come nella Bergeri, come in altre piante dove la pianta madre rimane a far struttura. In altre invece specie la pianta madre poi si esaurisce nel tempo. Quindi quelli che acquistano una tillandsia in fiore e hanno paura di aver comprato una pianta prossima alla morte non si devono preoccupare. No, decisamente no. Paolo, se volessimo spingere la nostra pianta, cioè indurla in qualche modo, favorirne la fioritura, come possiamo fare? In alcuni casi, per esempio come nelle piante di cui parlavi prima, Eranthus e Bergeri, alcune specie che possono rimanere fuori per l'inverno, o le lasciamo fuori sempre protette in modo che magari non prendano acqua o troppa umidità d'inverno, però diciamo se rimangono fuori prendono gli abbassamenti di temperatura durante l'inverno e questo dà stimolo appunto alla pianta nel fiorire. E se avessimo invece una tillandsia in casa tutto l'anno, possiamo magari pensare di spostarla in un locale più freddo, non so, verso febbraio per aiutarla, o è una brutta idea? Allora, se è diciamo mantenuta in casa è un po' difficile, nel senso che tu o la sposti all'esterno del tutto, quindi magari a fine inverno, quindi anticipare un pochino l'uscita di primaverile, oppure la differenza di quantità di luce che riceve la pianta può anche essere questo come stimolo per la fioritura. In qualche modo loro sentono il cambio di stagione, sembra l'inizio della primavera, perché la fioritura avviene con la primavera. Molte specie di tillandsia fioriscono proprio in primavera, alcune poi ci sono che fioriscono in estate, altre addirittura in inverno, però fondamentalmente la primavera è dove la maggior parte delle specie fiorisce. Sì, ecco, io dimentico a volte che il mondo delle tillandsie è immenso, quindi non si può nemmeno pretendere che tutte le piante abbiano gli stessi cicli. Sì, è interessante perché avendo più specie puoi apprezzare le diverse fioriture in tutto il corso dell'anno. Una cosa quindi da tenere presente è anche durante la fioritura la pianta deve costruire delle strutture molto grandi rispetto alla grandezza della pianta in sé, per cui ha bisogno di un aiuto da parte nostra maggiore. Ciò vuol dire che dobbiamo aumentare un pochettino di più la frequenza dell'irrigazione in modo da aiutare la pianta a riempire proprio le cellule di queste strutture che appunto sono le infiorescenze e poi dopo dei fiori successivi. Quindi vuol dire andare su bagnature, non so, ogni 5-7 giorni durante la fioritura? Esattamente, quindi si aumenta un pochino di più la fioritura in base poi a quanto si bagnava prima la pianta. Uno dei dubbi che ho io sempre è capire se sono in un momento in cui la pianta ha effettivamente bisogno di essere bagnata, come faccio a saperlo? Allora, le tillandsie essendo molto lente, ma hanno un metabolismo lento, per cui non ti dimostrano oggi che hanno bisogno di acqua, ti dimostrano oggi quello di cui avevano bisogno qualche settimana fa, per cui bisogna cercare di non irrigare troppo spesso per evitare marcescenze come dicevi tu prima, ma un'osservazione principale è quella da fare sulle foglie. Le foglie, se si avvicinano il margine destro e il margine sinistro della foglia e quasi si chiude, ciò vuol dire che la pianta è irrigata troppo poco, quindi non vuol dire che bisogna inondarla di acqua tutti i giorni, bisogna
aumentare la frequenza di irrigazione. Quindi se la bagnavamo una volta ogni 15 giorni, vuol dire che in quella posizione lì la pianta sta lavorando bene, ha bisogno di più irrigazioni, quindi magari la anticipiamo e facciamo una volta ogni 10 giorni anziché 15. Mi sembra di intuire che, come accade con tutte le piante, a un certo punto il fiore maturi, appassisca e produca dei frutti, dei semi, quindi. Certo, se viene impollinato chiaramente il fiore, in alcune specie di tillandsia si autoimpollina perché il pistillo passa attraverso gli stami, diciamo gli sfiore, quindi si autoimpollina. In altri casi, appunto, se si vuole una produzione di semi, si può con un pennellino impollinare la pianta manualmente. In natura l'impollinazione della tillandsia è più anemofila, entomofila, sono gli insetti, il vento? Molti insetti. Una cosa curiosa, diciamo, sulle tillandsie è che anche i colibrì sono appunto degli impollinatori per le tillandsie, sulle xerografica, ma su anche tante altre specie. Quindi il fiore produce poi una bacca che all'interno ha questi semi che sono incredibilmente leggeri. Immagino che questi vengano dispersi dal vento più che altro. Esattamente, sì. Dal vento, sono anemofili, appunto hanno un paracadute come più o meno il tarassaco, no? C'è il semino alla base e praticamente vengono trasportati proprio dal vento. Quindi in natura è il vento che è il maggiore, il principale, diciamo, distributore di semi e delle tillandsie. E quindi poi uno di questi semi capita su un tronco, su un ramo? Su un ramo, o su addirittura, insomma, ci sono anche delle, poi le vediamo magari sulle fotografie, ma ci sono proprio anche delle piante che si sviluppano lungo i cavi elettrici, proprio perché il seme semplicemente si impiglia. Esatto, e da lì germina la pianta. A dimostrazione proprio del fatto che la pianta non ha nessun bisogno di trarre nulla dalla pianta che la ospita, perché possono semplicemente vivere benissimo anche sui fili elettrici o sui tetti o sulle rocce. Chiaro, questo non l'abbiamo detto, non si tratta assolutamente di piante parassite, no, sono autonome, epifite, esatto. Il seme quindi può originare delle nuove piante e qua mi stai facendo vedere che voi in effetti fate partire la vostra coltivazione proprio da seme, che è però un mestiere molto complicato, mi dicevi. Sì, perché appunto ha due linee di produzione, diciamo, la pianta si può riprodurre in due modi, quindi con la produzione dei germogli che abbiamo visto prima, oppure da seme, e la semina, diciamo, delle tillandsia porta a molti più esemplari, però è un percorso molto più lungo. Se da gemmazione magari abbiamo 3-4 esemplari su una pianta madre, a seconda della potenza della pianta, da seme possiamo averne molti di più, centinaia, migliaia, però è un percorso molto più lungo che dura 5-6 anni o 7, dipende dalla lentezza, diciamo, della pianta in sé, della specie in sé. Io sono rimasto scioccato dal fatto che queste siano cose seminate nel 2019, quindi dopo anni si cominciano a vedere gli abbozzi di una piantina come la vediamo allo stato adulto di solito. Esattamente. Quindi Paolo, l'unico modo, diciamo, plausibile per propagarla a livello domestico rimane ancora la separazione dei germogli. È sicuramente la via più facile e più veloce. Anche se mi hai spiegato che una volta che separiamo questi germogli, diciamo, dal corpo centrale, dalla pianta madre, perdono un pochino in efficienza, quindi rallentano giustamente un pochino la crescita, lavora meglio l'ensemble del singolo. È vero, è vero. Sì, sì, sarebbe meglio lasciarli attaccati alla pianta madre, per mio gusto e per mio consiglio. Però, insomma, se vogliamo regalare un pezzettino della nostra tillandsia alla zia... Esatto, si può semplicemente staccare il germoglio e da lì partirà, poi anche lei fiorirà e anche lei farà altri germogli, quindi si avrà un altro gruppetto di piante e ci sarà appunto la propagazione delle piante stesse. Non c'è una vera e propria potatura delle tillandsie, ovviamente, però a volte fanno delle parti secche ed è giusto andare a rimuoverle? Decisamente, sì, sì. Le foglie secche lungo il tronco, soprattutto se la pianta è appunto di quelle piante che la pianta madre rimane a far struttura a tutto il gruppo, sicuramente va pulita. Pulita, passa più aria, si asciuga più velocemente, non rimane troppo tempo bagnata ed è quello che vogliamo evitare. E per quanto riguarda il fiore che a un certo punto dissecca, come ci comportiamo? Aspettiamo che proprio sia completamente secco, in modo da non creare ferite aperte sulla pianta, e poi può essere rimosso se non piace a livello estetico, può essere tranquillamente tagliato. E ti ho portato sempre in questa serra proprio perché questa è, diciamo, una serra principalmente dedicata alle piante più della zona, diciamo, Argentina, Cile, Bolivia, della zona subtropicale, è un po' più desertica rispetto a quelle di prima, e qui abbiamo le durazze, che sono una tra le piante di tillandsia profumate. In generale di tillandsia non ce ne sono tantissime profumate,
ma le durazze sono veramente molto, molto profumate. In questo caso qui poi... Questa qui è molto particolare perché poi è bianca, punteggiata di viola, di solito sono appunto viola così. E ce ne sono alcune che sono molto, molto dolce, molto forte. È vero, è buonissimo. A volte le tillanze assumono delle colorazioni bellissime, questi colori sgargianti, molto caldi, sul rosso e sull'arancio. Sì, cioè appunto avviene una produzione di antociani, quindi una colorazione molto spinta, perché alcune specie non hanno una struttura che porta i fiori come altri, invece dove appunto il fiore è portato da una struttura molto colorata che è l'infiorescenza, altre invece come queste che per esempio sono le Ionanta, colorano direttamente la foglia di rosso e al centro c'è il fiore. Una sorta di brattea mi viene in mente, quindi una foglia colorata con funzione vessillare. Sì. Per attirare gli insetti. Bravissimo, esatto. Cambio colore proprio per durante proprio il periodo di fioritura, quindi alcune volte possono cambiare il colore anche per una differenza di luce, quindi magari provengono dall'inverno, come in questo caso qui, e poi dopo il cambio di luce fa produrre, ma per difesa allora, quindi la foglia si difende da eventuali scottature, eccetera, un po' come la nostra melanina, no? Quindi si produce l'antociano, la foglia produce gli antociani per difesa rispetto alla forte illuminazione o la differenza di illuminazione da prima. Prima di salutarti Paolo, mi resta sempre un grande dubbio. Come possiamo valorizzare la presenza della tillanzia in casa nostra? Come possiamo darle il giusto contesto? Di per sé le tillanzie nelle varie specie sono tutte una diversa dall'altra e comunque hanno tutte una loro struttura che è bella già così la pianta, quindi bisognerebbe cercare dei supporti che valorizzino, ecco, il loro aspetto così particolare e stravagante. Fondamentale è non attaccare la pianta a un supporto, perché il mantenimento poi ci risulta molto più facile se la pianta è staccata, quindi se si può prendere la pianta, irrigarla per immersione o nebulizzazione molto forte eccetera e poi riporla sul supporto una volta che l'abbiamo sgocciolata. Se invece è attaccata, questo non può essere. Dopo vediamo alcuni supporti, magari che sono proprio disegnati da noi, per facilitare questa operazione e per dare più risalto alla pianta stessa. Tra l'altro voi siete maestri nell'utilizzo delle tillanzie e avete portato queste piante a un livello superiore, top, tant'è che lavorate tantissimo con designer, con architetti, perché avete fatto delle creazioni fantastiche. Adesso le facciamo vedere qua sullo schermo ai nostri amici del Clan Georgici. Tillanzia Wall, queste nuvole, i pixel, avete lavorato anche per dei marchi veramente famosi e secondo me davvero siete riusciti a dare il giusto valore a questa pianta, a renderlo un elemento architettonico di arredo. Vi faccio davvero tantissimi complimenti perché avete avuto delle idee fantastiche. Grazie mille. Allora, insieme appunto con l'architetto Roberta Filippini abbiamo cercato di portare la pianta da elemento singolo ad elemento compositivo. Quindi utilizziamo le tillanzia, unicamente le tillanzia, per dare vita appunto a queste opere che sono anche un po' opere d'arte e sono molto, diciamo, appariscenti, ma diciamo sfruttano anche le proprietà delle tillanzia, quindi quelle di minor manutenzione rispetto a delle pareti verticali verdi classiche, diciamo con la terra e quant'altro, e soprattutto anche per le proprietà benefiche che hanno le piante, perché le tillanzia, queste piante, perché le tillanzia assorbono moltissimo i COV, che sono i componenti organici volatili, nocivi per l'uomo, cancerogeni, e abbiamo appunto studiato insieme con l'Università di Bari che assorbono moltissimo, appunto, hanno una percentuale molto molto alta del 60-70% in alcuni casi di assorbimento di questi COV. Paolo, grazie tantissimo per l'ospitalità. Noi adesso Clan Georgici andiamo a mangiare, però prima di salutarvi vi volevo lasciare con il link che trovate qui sotto all'articolo del nostro blog, dove ho messo un pochino nero su bianco tutto quello che Paolo mi ha insegnato oggi, ma meglio ancora se volete approfondire l'argomento. Il testo assolutamente indispensabile è Tillanzia di Roberto Micheli, che è il papà di Paolo, e Paolo. Lo trovate sul nostro shop online, lo trovate sullo shop online di Paolo, lo trovate nelle librerie, lo trovate anche online. Un testo bellissimo, pieno di immagini fantastiche che avete scattato voi nel corso di questi anni. Sì, sì. Che
diciamo che la vostra famiglia è anche un po' una famiglia di esploratori, quindi di gente che la Tillandsia è andata a cercarle nei luoghi nativi. Indubbiamente, sì, mio padre è appassionato appunto molto di queste piante qui e quindi anche si diletta, diciamo, nella ricerca di specie particolari e comunque di studiarle in loco. Bene, Clan Georgici, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se così è stato, lasciate un mi piace. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Dalla Floricoltura Micheli per oggi è tutto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ricordate, il nostro hashtag è sempre lo stesso: Make the Jungle.